Cari insegnanti, buongiorno. Mi presento, sono Patrizia Orsinger. Cosa ci faccio qua? Mi sono rilassato un po' prima di andare in classe a scoprire insieme quali sono le tante opportunità che gli enti del nostro territorio offrono come supporto alla didattica in materia economico e finanziaria. Andiamo a scuola! Ed eccoci qui. Come tutti sapete, le linee guida per l'educazione civica e alla cittadinanza della provincia autonoma di Trento includono esplicitamente il tema dell'alfabetizzazione finanziaria. È importante che le nuove generazioni sviluppino le competenze necessarie per orientarsi in un mondo sempre più complesso, dove l'ambito economico-finanziario è una dimensione strutturale. In questo modo, ragazze e ragazzi potranno compiere al momento opportuno scelte consapevoli e responsabili. Se ad oggi solo il 29% degli italiani adulti conosce il significato di termini finanziari base, non va molto meglio tra i giovani. Il rapporto OCSE-PISA, che valuta il grado di alfabetizzazione finanziaria tra gli studenti, colloca l'Italia al 12° posto su un campione di 20 paesi, con quasi il 21% dei ragazzi con una conoscenza finanziaria insufficiente. Per questo è importante fin da bambini familiarizzare con questa materia, per scegliere in futuro responsabilmente e consapevolmente. Andiamo ora a conoscere quali sono le opportunità di supporto alle vostre lezioni in materia economico-finanziaria. Avremo come interlocutori IPRASE, Banca d'Italia, l'Università degli Studi di Trento e la Federazione Trentina della Cooperazione. Vediamo se la mia omonima è pronta per il primo servizio. Patrizia, ci sei? Mi sembra di conoscerla. Eccomi, siamo a Rovereto e questa è la sede di IPRASE, l'Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa. Grazie ad un costante lavoro di coordinamento, IPRASE è in grado di orientare l'attività e le metodologie degli insegnanti per realizzare percorsi di educazione finanziaria. In che modo? Ce lo spiega Tatiana Arrigoni, docente di storia e filosofia e referente IPRASE per l'insegnamento dell'educazione civica e alla cittadinanza. Andiamo a incontrarla. L'attività di IPRASE è un'attività di indirizzo rivolta alle scuole rispetto a come configurare i percorsi di educazione civica e di cittadinanza, con una particolare sottolineatura anche sull'importanza dell'integrare in questi percorsi anche la dimensione economico-finanziaria. Il fatto è che questi percorsi, per come li stiamo proponendo in provincia di Trento, in coerenza con la normativa nazionale e provinciale, sono da intendersi come percorsi trasversali che, a partire dal confronto con alcuni temi, problemi, portino poi i ragazzi mettersi a confronto con una serie di implicazioni che vanno a toccare una grande varietà di ambiti tematici, quelli che sono i cosiddetti nuclei tematici dell'educazione civica e alla cittadinanza, che in provincia di Trento includono la dimensione economico-finanziaria. Questa inclusione è stata voluta a riconoscimento della centralità della dimensione dell'economia e della finanza a livello della vita collettiva e individuale di ciascuno. Includerla all'interno dei percorsi di educazione civica e alla cittadinanza significa portare i ragazzi a prendere consapevolezza di questa centralità ed è qualcosa che non si può non fare. È importante quindi iniziare fin da bambini, ma come si diventa cittadini consapevoli?
Non è una domanda facile. Di che cosa è importante far diventare i ragazzi consapevoli in primo luogo? A me sembra che sia molto importante educarli alla consapevolezza della complessità della realtà soprattutto dell'ambito della vita collettiva all'interno di una comunità, una complessità che non si lascia facilmente ridurre a spiegazioni semplici che, se sono semplici, sono anche semplicistiche. Le questioni che sono le sfide del nostro tempo sono complesse. Educare i ragazzi a conoscere alcuni elementi di questa complessità è una condizione per generare una consapevolezza critica del proprio presente. Come si fa a educarli a riconoscere la complessità? E si tratta di educarli al pensiero critico, a intercettare le situazioni che non è ovvio perché siano così come sono, a farsi domande che chiedano il perché, a cercare di documentarsi in prima persona per rispondere a queste domande, facendo affidamento a fonti affidabili. Questo è dotare i ragazzi di questi strumenti di metodo, è la cosa, secondo me, più rilevante per produrre consapevolezza autentica. E gli insegnanti dove possono trovare le informazioni per iniziare i loro corsi sull'educazione finanziaria ed economica? Gli insegnanti possono contattarci direttamente all'indirizzo istituzionale di Prase, iprase@iprasetn.it, e possono comunque trovare le informazioni relative ai corsi nell'ambito dell'educazione civica e alla cittadinanza sul sito di Prase, nella sezione formazione, selezionando tra le aree tematiche competenze chiave di cittadinanza. Grazie professoressa Arrigoni per tutte queste informazioni, ma devo fissarne almeno una. Indichiamo e scriviamo il sito dove gli insegnanti possono scrivere per avere maggiori informazioni. Se lo ricordo bene, adesso vediamo se mi promuove, è iprase@iprase.tn.it. Grazie mille a Tatiana Arrigoni. Vediamo adesso se Patrizia sarà sufficientemente veloce ad arrivare in Banca d'Italia, nella sede di Trento, dove dovrebbe incontrare Maurizio Silvi, il direttore, e la dottoressa Michela Vitulano, responsabile educazione finanziaria Trentino per Banca d'Italia. Direttore, perché Banca d'Italia ha iniziato ad occuparsi di educazione finanziaria nelle scuole? È stato un impegno che abbiamo preso da circa 10 anni, perché abbiamo notato che gli studenti italiani rispetto a quelli di altri paesi occidentali sono meno preparati in queste questioni economiche e finanziarie e diventano dei consumatori più fragili rispetto alle istituzioni finanziarie, alle banche e alle assicurazioni. E bisogna prepararli in maniera adeguata e precocemente, sin dalla scuola elementare. Quindi il nostro impegno è rivolto sia verso gli studenti, sia verso gli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Offriamo loro dei corsi che costruiamo anche sulla base di specifiche esigenze che ci vengono prospettate e quindi abbiamo come destinatari dei nostri interventi formativi sia gli studenti, andiamo nelle scuole, sia gli insegnanti, anche di economia. E lo facciamo offrendo loro anche del materiale didattico, sia per gli studenti che per gli insegnanti. Ci crediamo molto, è un impegno che poi nella provincia di Trento ha assunto un significato particolare per le autonomie che ha la provincia nella definizione dei piani scolastici e si è sviluppata una proficua e oramai pluriennale collaborazione. Siamo molto contenti sia dei risultati sia della partecipazione di studenti e insegnanti. Può farci un esempio in merito? Ma chiunque, anche un mio amico che è pittore, nel rivolgersi a una banca deve poter avere gli strumenti per conoscere, giudicare quello che gli viene proposto. E questo passa attraverso una formazione che arriva da piccoli.
Noi abbiamo visto che i nostri studenti sono molto preparati nello studio della storia, della filosofia, delle scienze umanistiche, anche l'economia può avere uno spazio e vediamo che anche i licei scientifici, i licei classici addirittura, quando vengono da noi, beneficiano di questa, diciamo, contaminazione anche a beneficio di altre materie. Quali progetti ha sviluppato Banca d'Italia per i bambini della scuola primaria in merito all'educazione finanziaria? Allora, ci sono vari moduli che noi offriamo, in particolare alla scuola elementare, anche attraverso modalità interattive, giocose, di cui probabilmente potete fare un approfondimento parlando con la dottoressa Vitulano, che è la responsabile per la provincia di Trento dei progetti di educazione finanziaria della Banca d'Italia. Noi offriamo 5 tematiche. Intanto lo studio della nascita e lo sviluppo della moneta, il significato della moneta, che cos'è moneta? Molto spesso oggi si sente parlare di criptovalute, si definisce moneta un po' tutto, diciamo così, e invece occorrerebbe ricondurre a questo concetto una serie di caratteristiche fondamentali. Poi parliamo di pianificazione finanziaria, quindi come nell'arco della vita di una persona bisogna progettare i propri bisogni finanziari e le proprie esigenze. Poi c'è un modulo particolare che affronta il tema dei pagamenti e quali sono gli strumenti di pagamento a nostra disposizione, elettronici, digitali anche, quindi tutta l'innovazione finanziaria che ha colpito questo settore. E poi il concetto del risparmio e dell'investimento, come si progettano, si vivono le proprie propensioni al risparmio e all'investimento. Infine la funzione creditizia, e quindi vengono spiegate le funzioni delle banche e le funzioni delle banche centrali. E allora, direttore, adesso andiamo a sentire la dottoressa Michela Vitulano. Dottoressa Vitulano, entriamo ora nel merito di questi progetti. Che cosa propone Banca d'Italia per i bambini della scuola primaria? Dall'anno scorso nuovi materiali sono stati preparati per le scuole elementari, tutti per uno, economia per tutti. Si affrontano le tematiche di cui appunto parlava il direttore, dalle fonti del reddito alla pianificazione, a che cos'è la moneta, i sistemi di pagamento, e il risparmio, l'investimento e i finanziamenti. Ciascuno ha un capitolo a sé e attraverso la storia di 4 bambini e un cane che vivono delle esperienze e vengono raccontate attraverso fumetti, i bambini riescono a interrogarsi su queste tematiche. Dopo appunto queste esperienze, che possono essere anche di vita reale, ci sono delle nozioni alla portata dei bambini per far capire appunto il significato di questi ambiti. Il materiale viene fornito gratuitamente ai docenti e offriamo ai docenti corsi di formazione per la preparazione sui contenuti, per avvicinare anche i docenti che a volte sono resistivi verso queste tematiche e familiarizzare con i concetti di economia e finanza. I colleghi della vigilanza, della ricerca economica e del sistema di pagamenti offrono le loro esperienze, le loro professionalità per la formazione dei docenti. In specifiche campagne di sensibilizzazione che si hanno nei mesi di ottobre e di marzo, siamo noi ad andare nelle scuole a giocare con i bambini. Per le scuole elementari proponiamo un gioco, l'amico immaginario, è una sagoma che i bambini devono costruire dando un nome, un'età, un sesso a un bambino, e questo bambino deve essere in grado di sapersi gestire da solo con un reddito che è di 500 euro, il bambino dovrà riuscire a vivere da solo con delle spese, quindi i bambini dovranno selezionare le spese, quindi spese necessarie e non necessarie, ma poi ci sono anche gli imprevisti, le spese straordinarie, e quindi l'importanza di accantonare una piccola parte del proprio reddito per risparmiare. E devo dire che la storia dell'amico immaginario non solo è importante per i bambini, ma sarebbe importante anche per noi adulti. Grazie al direttore della filiale di Trento di Banca d'Italia, Maurizio Silvi, e alla dottoressa Michela Vitulano. Ora vediamo se Patrizia è arrivata all'Università degli Studi di Trento.
trova al Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento e siamo qui per incontrare Matteo Ploner, professore associato di Economia Politica. Da qualche parte ha detto che mi dovrebbe aspettare. Andiamo a cercarlo. Professore, perché è importante l'educazione economico-finanziaria? L'educazione economico-finanziaria deve ormai far parte del bagaglio di competenze di ogni cittadino. In un passaggio a un sistema previdenziale che è sempre più legato alle scelte individuali, ormai competenze base di economia e finanza sono cruciali nelle scelte. Fino a quando le pensioni erano organizzate dallo Stato in un sistema di pensionamento, di risparmio pensionistico diciamo obbligatorio, fondamentalmente molti concetti non erano necessari, ma in un contesto in cui le scelte pensionistiche, di risparmio pensionistico sono sempre più legate alle scelte individuali, ormai appunto un minimo di competenza è necessario e ovviamente una miglior competenza finanziaria produce generalmente migliori scelte economiche e maggior benessere per il proprio futuro. E in che modo è possibile far assimilare ai bambini termini e concetti così complessi come quelli dell'economia e della finanza? Questo è un aspetto molto interessante perché anche negli adulti si è visto che l'idea che i concetti di economia e finanza siano troppo complicati è un freno all'apprendimento. In realtà i concetti base di economia e finanza non sono così complicati, possono essere anche addirittura trasmessi in maniera, potremmo dire, giocosa. In inglese c'è un termine che è il termine gamification, che vuol dire creare dei contesti giocosi di gioco per trasmettere dei contenuti e ci sono già degli esempi anche nell'ambito economico e finanziario in cui si applica questa metodologia per trasmettere contenuti a pubblici più giovani, quindi addirittura anche per i bambini, quindi il canale è sicuramente quello, cercare di tramutare questi concetti che non necessariamente poi sono così complessi in un contesto di gioco, di interazione piacevole. Come università, come Dipartimento di Economia, siamo consapevoli della nostra missione anche di divulgazione dei concetti e quella che viene chiamata adesso terza missione dell'università. Ad oggi ci siamo rivolti principalmente ad un pubblico delle scuole superiori, ma sicuramente la possibilità di interagire anche con studenti più giovani, studenti delle appunto in età più giovane, è una prospettiva molto interessante perché acquisire queste competenze di base fin da piccoli sicuramente aiuta poi nelle proprie scelte da adulti. Ci può fare un esempio concreto di cosa possono imparare i bambini oggi per provare a rendere migliore il loro futuro domani? Un concetto chiave nelle scelte di risparmio, di investimento, è quello del differimento del consumo, quindi la capacità di rinunciare a parte del nostro consumo presente in vista di un possibile maggior consumo futuro. E questo appunto è una scelta difficile per noi adulti, probabilmente ancora più difficile per i bambini, per i quali il concetto di tempo è un concetto più vago. Esistono studi scientifici molto accreditati che mostrano però che bambini più predisposti ad aspettare da piccoli, poi nel corso della vita effettuano scelte di tipo economico e finanziario maggiormente oculate. Quindi riuscire a trasmettere questo messaggio ai bambini, ad esempio il valore, l'importanza del risparmio, del rinunciare a parte del consumo presente in vista di un consumo futuro, dal mio punto di vista è un messaggio molto importante. E dove si possono rivolgere gli insegnanti per poter partecipare o accedere a questi servizi dell'università? Ma possono sicuramente contattare i canali istituzionali dell'università, del dipartimento, o possono anche contattarmi personalmente alla mia mail istituzionale che è matteo.ploner@unitn.it. Grazie mille al professor Matteo Ploner e ora diamo la linea a Patrizia per l'ultimo collegamento dalla Federazione Trentina della Cooperazione in compagnia della dottoressa Sara Caldera. Quali sono gli obiettivi dei progetti di educazione economico-finanziaria proposti dalla Federazione Trentina della Cooperazione? Le proposte della Federazione Trentina della Cooperazione si pongono l'obiettivo di collegare in maniera trasversale i contenuti dell'educazione cooperativa, dell'educazione finanziaria e dell'economia
sostenibile. Poniamo l'accento sulla necessità di educare le giovani generazioni ad un modello economico e imprenditoriale che sia in grado di portare benefici alla comunità e che quindi sappiano coniugare la creazione di valore economico, la sostenibilità sociale e anche ambientale. Quali sono nello specifico le attività di educazione finanziaria che proponete? Proponiamo agli insegnanti dei momenti formativi. Momenti che organizziamo in collaborazione con divulgatori o divulgatrici di materie economiche e con esperti di metodologie attive, come ad esempio la metodologia della Lego Serious Play. Altra formazione la proponiamo per insegnare agli insegnanti ad utilizzare dei materiali che abbiamo creato per le attività in classe sui temi del risparmio, in particolare il memory del risparmio e rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria e il treno del risparmio invece rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte. Questi progetti hanno come obiettivo di far riflettere i bambini sul tema del risparmio in una maniera, in un'accezione molto ampia, non solo risparmio in termini economici, ma un risparmio anche ambientale, sociale. Quindi cerchiamo di far sì che i bambini e le bambine riflettano su come attivare dei comportamenti o degli atteggiamenti che da poi applicare nella realtà. Promuoviamo delle collaborazioni infine fra scuola e territorio per attivare esperienze extrascolastiche con il mondo cooperativo, per sviluppare nei bambini e nelle bambine una maggiore conoscenza dell'ambiente economico e finanziario del nostro territorio. Il mondo del credito cooperativo sostiene le attività della Federazione Trentina della Cooperazione e collabora con noi in queste attività di alfabetizzazione finanziaria e mette a disposizione i propri esperti, i quali entrano in classe e spiegano ai bambini e alle bambine come funziona ad esempio la cassa rurale e alcuni concetti legati proprio ai temi dell'alfabetizzazione finanziaria. A partire dalla scuola primaria proponete la costituzione di associazioni cooperative scolastiche. Di cosa si tratta? Le cooperative scolastiche sono delle piccole cooperative, come quelle degli adulti, dico sempre quando vado in classe con i bambini e le bambine, e simulano una vera cooperativa, quindi distribuendosi gli incarichi, creando il loro nome, il logo e lavorando veramente come una vera cooperativa. Anche le cooperative scolastiche possono aiutare a costruire le competenze di educazione finanziaria così come indicate dalle linee guida. Ad esempio vengono introdotti i concetti sul risparmio, le entrate, le uscite e si insegna ai bambini a pianificare le loro attività fin da piccoli, quindi a capire quali sono i limiti, il valore del denaro, cosa posso fare e cosa non posso fare. Grazie mille a Sara Caldera e grazie anche alla mia omonima Patrizia. Ora torno al lago e vi lascio con i titoli di coda e tutti i riferimenti. Ciao!